So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre. Buonasera. Segnalato in settimana un caso di positività al meningococco a Fiorano. Il soggetto in questione è un minore che frequenta una scuola cittadina e, nonostante risulti asintomatico, l'azienda sanitaria ha predisposto l'offerta di profilassi antibiotica alla famiglia, agli alunni, al personale della scuola e alle persone considerate tra i contatti stretti del giovane. Anche se non c'è nessuna meningite in atto, l'intervento preventivo risulta utile ad interrompere una potenziale catena di trasmissione dell'agente infettivo. Sul caso è intervenuto anche il sindaco Francesco Tosi. Sono stato tempestivamente informato, ha affermato il primo cittadino, dal direttore sanitario del distretto di Sassuolo dell'azienda House, che ringrazio per la consueta e stretta collaborazione. Questo episodio è un esempio positivo dell'importanza della prevenzione nel lavoro della nostra sanità, che ha saputo per via non diretta accorgersi del problema e procedere immediatamente all'attuazione dei protocolli del caso, con la piena collaborazione delle famiglie, adeguatamente informate. In arrivo un Natale con tanta iniziativa a Fiorano, che come ogni anno ha preparato un ricco calendario di appuntamenti per i suoi cittadini. Ce ne parla l'assessore alla cultura, Morena Siringardi. Assessore, Natale alle porte, Fiorano si prepara in grande stile. Sì, in grande stile, ma anche in un nostro stile che insomma in un certo qual modo ci contraddistingue, perché noi cerchiamo sempre di fare iniziative che coinvolgano il più possibile la comunità, più che eventi diciamo proposti dall'esterno. Ci piace organizzare laboratori, momenti per stare insieme. Il Natale si presta in modo particolare e vediamo veramente la partecipazione di tantissime associazioni in forme diverse. Abbiamo incontri culturali, abbiamo delle bellissime, a mio modesto parere, delle serate in ludoteca dedicate ai giochi di società per adulti, abbiamo varie proposte per stare insieme, ma l'ultimo dell'anno ad esempio abbiamo la terza edizione di Fiorano Free Music, che sono i giovani che decidono di stare insieme senza pensare a particolari spettacoli, però con una bella convivialità che contraddistingue molte delle nostre iniziative. Non le voglio ricordare perché sono veramente tante, quindi finirei fatalmente per dimenticarne qualcuno, ma vi invito a consultare il programma perché abbiamo cercato di avere iniziative per tutte. Ricordo quella che avverrà diciamo per prima, che è lunedì al Teatro Astoria, il 3 dicembre, l'ulteriore puntata di Andama Vage, però diciamo il primo spettacolo che compare nel nostro programma, come anche questo dedicato comunque alla nostra comunità. Anche Villa Cuoghi sarà una delle protagoniste appunto del Natale a Fiorano. Certo, noi scegliamo sempre di occupare vari luoghi. Villa Cuoghi non a caso sede di tante associazioni che lavorano in modo continuo insomma sul territorio. Ha già visto domenica scorsa la prima di quattro iniziative, il Tè delle Cinque. Si sono messe insieme quattro associazioni, hanno creato questi momenti molto piacevoli, devo dire, tra l'altro partecipati. Io ho visto già che la prima giornata ha avuto apprezzamento. Poi abbiamo la giornata della poesia, altra giornata importante, il 15 di dicembre, sempre a Villa Cuoghi. Varie iniziative, abbiamo ad esempio di Mondi Clown, che fa una bella giornata al Bla invitando le persone a capire la loro attività fatta negli ospedali. Sinceramente, più che eventi particolari, abbiamo l'iniziativa di tanti, ci sembra il modo migliore per celebrare il Natale. Paura per i residenti di una palazzina di via Ferrari, che ieri all'alba sono stati svegliati da un forte odore di gas.
Lo stabile è stato fatto evacuare, poi i vigili del fuoco di Modena si sono messi al lavoro per identificare il problema. Dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso e servizi dell'edificio, i pompieri ed i tecnici ERA non hanno trovato perdite. Secondo le prime ipotesi, il forte odore di gas potrebbe essere stato causato da uno scarico abusivo effettuato nelle fognature. E ora passiamo allo sport. Impegno casalingo per il Fiorano. La formazione di Mister Fava affronterà una Folgore Rubiera in piena crisi e alla caccia di punti. Per questa edizione di Fiorano Oggi TG è tutto. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento è come sempre venerdì prossimo. Buona serata. So già cosa mi aspetta e non mi spaventa. Potrai scordare ogni riguardo, ma non mi lascerò sorprendere. Potrai pensare che a questo non si possa resistere, ma non cambierò mai ciò che sono. Io sono Florin Stone, probabilmente la miglior superficie di sempre.